Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, ogni episodio segue per un anno la vita di persone patologicamente obese che, partendo da un peso iniziale di circa 250 a 350 kg, tentano di ridurre il proprio peso a un livello più salutare solitamente attraverso l'assistenza di un bypass gastrico eseguito dal chirurgo iraniano, nonché padre di uno dei due registi del programma, Younan Nausardan, doppiato nella versione italiana dall'attore Giorgio Lopez, per le prime 8 edizioni del programma, e successivamente, dopo la sua scomparsa, dall'attore Gianni Giuliano dalla 9ª edizione. Il programma ha dato vita allo spin-off Vite al Limite, e poi, My 600 LB Life, Where Are They Now?, anch'esso trasmesso in Italia da Real Time. Iniziare un percorso di dimagrimento, si sa, non è affatto una cosa da niente. Cambiare completamente le proprie abitudini, ridurre l'apporto calorico giornaliero ed affrontare i propri mostri del passato, non è facilissimo. Non lo è nemmeno quando sei sotto i riflettori, con tutti gli occhi puntati addosso, ed un medico che, pur di far ottenere buoni risultati, è disposto davvero a tutto. Le trasformazioni che si sono alternate nella clinica di Houston sono numerosissime. Il pubblico di Vite al Limite, ad esempio, non può assolutamente dimenticarsi del record, rimasto ancora oggi imbattibile, di Brandon Scott, o del dimagrimento shock di Pauline Potter. Se da una parte, però, è bene sottolineare tutti gli incredibili successi ottenuti da Nausardan e dal docu-reality di Real Time, dall'altra è bene mettere in rilievo quelle vere sconfitte con cui il medico chirurgo iraniano ha dovuto fare i conti. Fattasi conoscere nel corso della 7ª stagione di Vite al Limite, Destine Lachey si è dimostrata completamente diversa da tutti gli altri suoi compagni di viaggio, oltre che per la sua drammatica storia. La paziente è ricordata da tutti i telespettatori di Real Time per essere stata la prima transgender ad aver partecipato allo show.